A 3 giorni dalla gara di campionato che a Mocone si è visto trionfare la Genova Calcio, Chiavaresi e Genovesi sono di nuovo gli uni di fronte agli altri. Questa volta in palio non ci sono però i semplici 3 punti, ma il pass per la finale di Coppa Italia di eccellenza. Si gioca sul neutro di Molasana in gara secca, la vincente se la vedrà per il titolo, con una tra Sestrese e Ventimiglia. L'altra semifinale in scena a Pietraligure cambia poco, la Genova Calcio cambia tantissimo il Mocone si rispetto alla partita di regular season. L'11 di Beppe Maisano prende subito il controllo delle operazioni, la conclusione al decimo di Lardo messa in corner da Moraglio lascia presagire che sarà un pomeriggio di straordinari per il portiere Levantino. E infatti al quarto d'ora, proprio sul rinvio del portiere Chiavaresi, Lardo lancia attraverso, il numero 9 resiste alla carica di Rolandelli, quello che ne esce una conclusione a metà tra il tiro e il cross, poco male, perché in agguato c'è Bennati e la Genova va subito in vantaggio con la rete del classe 97. L'1-0 non placa i bianco-blu sulla punizione di Lardo, c'è un tocco della barriera, il numero 10 lo vorrebbe con la mano, ma per Campazzo è semplice calcio d'angolo, e allora dalla bandierina lo schema che porta al tiro Capannelli è decisivo, il riflesso di Moraglio sulla stoccata del numero 8. Il Mocone si accusa al colpo e l'unica trama degli uomini di Foppiano è questo traversone dalla destra di Dondero, su cui Zanni arriva in leggero ritardo, ma i corniglianesi caricano a testa bassa il Lardo su punizione per l'incornata di traverso, la sfera esce di pochissimo. Break Mocconesi con Zanni che viene affossato da Ranieri, poi di nuovo Genova Calcio con la veloce Ilardo traverso Capannelli e l'ennesima parata decisiva di Moraglio. Il numero 1 biancorosso interviene anche quando il tiro da fuori di Lardo sembra destinato a uscire, prima frazione che si conclude con lo sfondamento di Dondero che dalla destra entra in area prima di trovare i guantoni sicuri di Secondelli che blocca a terra. Nella ripresa Foppiano cala l'artiglieria pesante, entra Mosto e il numero 18 si fa subito notare con questo tiro dal limite impercettibilmente deviato da Iannelli. Al decimo il colpo del KO rimane in canna perché sul cross di Lardo dalla sinistra è a botta sicura il colpo di testa di traverso, ma Moraglio effettua una parata che si rivelerà decisiva. Al minuto 17 e 10 secondi, infatti, quando il diagonale di Sandulli si perde a lato, passano 30 secondi e sul capovolgimento di fronte Zanni si inventa questo Eurogol dal limite, forse leggermente deviato, che termina la sua corsa all'incrocio dei pali alle spalle di un incolpevole Secondelli che al primo tiro deve raccogliere la sfera in fondo al sacco. La Genova Calcio sbanda, il Mocconesi ne approfitta, passano 6 minuti e sul cross di Foppiano Mosto prima centra il palo, poi lui stesso chiude il tap-in per il gol del sorpasso chiavarese in meno di 7 minuti. Mosto, partito dalla panchina, è castigatore dei genovesi anche domenica scorsa, una rete questa dal peso specifico ben più sostanziale, perché dopo la rete annullata a Parodi per una presunta posizione di offside del numero 9 e dopo l'ennesima parata decisiva di Moraglio ancora su Parodi, troppo timido nella circostanza, la gara finisce e il turno lo passa al Mocconesi, capace di soffrire per più di un'ora di gioco, ma di staccare il biglietto per la finale.